I giorni passano lenti, se li conti uno per volta, aspettando una svolta, baby, bisogna che non ci pensi, non guardare cosa fa, l'altra gente non lo sa, credi, pare che di questi tempi tutti cercano di dare una colpa per spiegare cosa succede alle loro menti, che si intrecciano a pensare, non riescono a volare, senti, c'è una canzone di tanti anni fa, che sembra scritta ora. Qualcosa come I love you baby, più chiaro di così non c'era. I love you baby, lo canterò per te stasera, domani e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi. La tua bellezza è potente, ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente. Le cose accadono sempre sulla strada per Damasco, penso subito non è un incidente. Sai com'è? Dipende, sul pacchetto delle gambe qualcuno non ci vede per niente. A te io affido i miei istinti, soprattutto perché so quanto ami gli animali. Senti quella canzone di tanti anni fa, sembra scritta ora, non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you baby, più chiaro di così non c'era. I love you baby, lo canterò per te stasera, domani e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi, tornerò nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi. La luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi. La luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi. Meno male che esisti, che se no ti avrei dovuto inventare da zero, come fanno gli artisti. E invece sei qua, sei vera, perché ti posso toccare, baciare, abbracciare, averti a litigare. Oh, 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 I love you baby, più chiaro di così non c'era. I love you baby, lo canterò per te stasera, per sempre e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi. I love you baby. FD Costruzioni SRL di Fabio Barone. DFD Costruzioni opera da decenni nel settore dell'edilizia sia residenziale che pubblica, specializzata in lavori di costruzione, ristrutturazioni, lavori stradali, impiantistica, sistemazioni esterne e impianti sportivi. Azienda con certificazione di qualità ISO 9001-2008, attestazioni SOA. DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone, sede legale Corso Italia 36 83030 Melito Irpino Avellino, mobile 338 95 70 775. Studio Legale Guerriero.
Lo studio legale dell'avvocato Augusto Guerriero opera in ambito civile, amministrativo e del diritto del lavoro. Effettua consulenza giudiziale e stragiudiziale a privati, imprese ed enti pubblici. Ha sede in Taurasi, Avellino, in Viale Risorgimento numero 1 e a Salerno, in Via Francesco Manzo, numero 11. Telefono e fax 0827 74080. Mobile 347 4238 203. Azienda leader nel settore, Marra Trading SRL, si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi, ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi, produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura, commercializzazione di silos europei per materiali polverosi, effettua giunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser, effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino. Telefono 0824 844722, sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. Se cerchi il modo giusto per farti pubblicità, CRT Radio è la tua soluzione. Passaggi radiofonici, distribuzione social, spot video per web TV, intervista in azienda o in radio. Per la tua attività, quindi, scegli CRT Radio e TV. Il pacchetto giusto per te ti aspetta a partire da Euro 150. Per tutte le info chiama i numeri 339 4560 657 o 380 311 5430. CRT, la tua vetrina sul web. Il programma è offerto da... Amore, lo sapevo che questa casa era troppo grande per noi due. 300 metri quadrati sono impossibili da riscaldare e soprattutto una spesa troppo grande da gestire. Cambiamo casa, ce ne andiamo io e te, due cuori e una capanna. Cara, lo sai che non sono ancora pronto per questo. Piuttosto, sai cosa ho letto su Facebook? Che con il biotermocamino Helios, multicombustibile a legna, pellet e nocciolino, possiamo riscaldare fino a 300 metri quadri ed avere l'acqua calda sanitaria fino al giorno dopo. Quindi mi stai dicendo che il sogno di vivere in una casa accogliente, calda e soprattutto ecologica potrebbe avverarsi? Però se poi lo compriamo e non siamo soddisfatti? Helios ha la soluzione anche a questo. Offre infatti la garanzia 100 giorni soddisfatti o rimborsati e in più possiamo godere delle detrazioni fiscali previste. Ma poi i due cuori e la capanna? Io scappo da Helios. Helios Tecnologie lo trovi a Flumeri presso la zona industriale. Visita il sito www.heliostecnologie.it o seguici su Facebook e Instagram. Per tutte le info chiamalo 0825 443004. CRT Radio presenta Apriti Cielo, la diretta sul territorio, l'attualità e le storie, ma anche cronaca, eccellenze, curiosità, inchieste e tanti ospiti. Ampio spazio alla musica e ai gruppi live in studio. Apriti Cielo, un programma di Edi De Michele, solo su CRT Radio. Giovanni Sarubbi era nato in Lucania, ma è in Irpinia che ha vissuto. Giornalista, fermo sostenitore del pacifismo, era Monteforte la sua casa, Monteforte Irpino, nonché la sede della testata online Il Dialogo, punto di riferimento nazionale del dialogo cristiano-islamico, di cui ne era il direttore, autore di numerose pubblicazioni. Studioso, attento e sensibile, lettore della società e fervente pacifista, comunista nella accezione totalizzante del combattere le disuguaglianze e le ingiustizie sociali ed economiche. Così lo salutava la CGIL di Avellino.
oggi parleremo di Giovanni Sarubi. Rieccoci dopo John Lennon. Abbiamo cominciato a parlare di pace, annunciando brevemente la figura di Giovanni Sarubi, e lo facciamo oggi con una delle due figlie, lo facciamo con Sara. Benvenuta Sara. Grazie Eddie, grazie dell'invito. Come stai? Bene. Non è semplice essere qui oggi, ne abbiamo già parlato lontano dai microfoni, sì. Ma dobbiamo farlo. Certo. Dobbiamo farlo. Io non ti nego che mi sono emozionata quando ho letto la parte iniziale di quello che avevamo deciso di cui parlare oggi, e non so come andrà, quindi ce la viviamo così come ci viene proposta. Ti chiedo di avvicinarti al microfono, altrimenti non riescono a sentire la tua voce. Vi ricordo che siamo in diretta sia sulla nostra pagina Facebook, dove potete anche guardarci, ma soprattutto vi consiglio di andare sulla nostra piattaforma di ascolto, alla quale potete accedere mediante il sito ucrtradio.com, e lì potrete ascoltare anche la musica, quella che abbiamo scelto per parlare e per ricordare Giovanni Sarubi. Sara, cominciamo questo percorso insieme, anche se io e te l'abbiamo cominciato già qualche giorno fa. Siamo qui a poco più di un anno dal giorno in cui Giovanni ha lasciato più sola la vostra famiglia sicuramente, ma l'Irpinia intera. Cosa hai ritrovato in questo anno? Saranno state tantissime le testimonianze che avete raccolto. Raccontaci chi era Giovanni Sarubi. Allora, papà era tante cose. Sicuramente una di queste,
quella fondamentale che l'ha contraddistinto veramente per tutta la sua vita. Lui era un pacifista militante, un uomo di cultura, di pace. Ha dedicato la vita alla costruzione di ponti tra le diverse religioni.